siamo alla guida passo passo di come creare il panorama. Ora siamo in Lightroom, abbiamo i vari panorama, il 360, il 180, 180 dell'altra foto e dopo vediamo anche il wide angle. Sono tutti diversi, sono set diversi, da 26 foto a 21 e 9 il panorama, quindi dipende da come sono registrate. Quindi il primo passo è selezionare tutti i DVG, i RAW insieme e semplicemente con un tasto destro fare il photo merge in panorama. Questo crea direttamente il file e ci saranno un paio di impostazioni da fare, ma è tutto abbastanza semplice. Quindi di solito si può lasciare il sferico, cilindrico o prospettiva e c'è il comando per fill edge che riempie i bordi oppure l'autocrop. Io di solito uso l'autocrop perché il fill edge può aggiungere artefatti. Il boundary warp è quello che allarga e streccia un po' l'immagine, si può lasciare al minimo o allargarlo un po' per avere un po' più alta l'immagine. Quindi basta poi cliccare OK e il software comincia a produrlo. Qui ho già un esempio di come viene finale. Ovviamente questo è anche ritoccato e infatti se andiamo nell'altra scheda, quella di sviluppo, andiamo a lavorare sui toni. Perché è la parte che dà più soddisfazione alla fine, in quanto può dare le variazioni. Di solito tocca abbassare gli highlights, quindi le luci, e aumentare un po' le ombre, le shadow. E poi si va a lavorare anche sul dettaglio. Queste sono delle immagini estremamente dettagliate, andando di zoom, un zoom anche più ampio, si va veramente a vedere il dettaglio nelle zone più lontane e in profondità. Si può aiutare con lo sharpening, quindi aumentandolo. Questo è troppo, consiglio un 70 circa o un numero, dipende dalla situazione, ma durante il giorno un 70 va bene e poi si aumenta un po' il dettaglio. Altri tool possono rimanere più o meno invariati, questi sono dettagli di un'altra zona, il tempo di caricare si vede quanto questo drone produca immagini veramente di qualità. Ci sono altre impostazioni, le salterei, l'unica cosa adesso andiamo a esportare l'immagine, si può fare nella stessa cartella o altro, metterai qualità al massimo, risoluzione 300 come da impostazioni, in quanto a dimensioni siamo intorno ai 250 mega per un panorama 360 che poi diventa in JPEG circa 50-60 mega, quindi sono numeri grandi e quindi, perché ovviamente sono pesanti. Se andiamo al panorama 180, questo è un altro esempio, il processo è esattamente lo stesso, stesso livello di dettaglio, che ora è in caricamento e si tratta di applicare impostazioni simili. Ovviamente l'immagine ha una forma diversa, ha un valore diverso in uscita, però la qualità è la stessa. Sono tutte immagini scattate a 100 ISO e quindi con la grana più piccola possibile e il disturbo più piccolo possibile. Ho fatto un altro video per i video notturna in condizioni di scarsa luminosità il sensore soffre, non è un Mavic Pro 2 col sensore da un pollice, però si comporta benissimo. Questo è un altro esempio, ho fatto un altro video con questa zona che prende questi spezzoni, simile, 180 gradi di nuovo, qui si può giocare un po' più sulle luci, sui colori. Queste sono le varie immagini di partenza, sono sempre scattate in RAW, c'è l'impostazione durante il processo.
come avete visto all'inizio del video, si va a impostare il tipo di panorama e poi all'interno del menu camera, sono i tre puntini in alto a destra del menu contestuale, si va a selezionare il RAW o il JPEG. Facciamo il RAW perché così è poi più semplice da lavorare qui quando siamo nelle impostazioni di sviluppo, è più semplice regolare luminosità, contrasto e quello che è necessario cambiare, esposizione, luci, ombre, eccetera. Questo è il risultato, ovviamente si può giocare di nuovo su luci, ombre, mezzi toni e così via, quindi vi invito a provare a fare qualche panorama, commentate qua sotto, se vi è piaciuto il video sottoscrivete. Sto pubblicando un po' di test del nuovo Mavic, sono soddisfattissimo dopo aver avuto il Pro 1 e il Lair 1, del quale quest'ultimo non è stato un grande acquisto. Al prossimo!